Beh ragazzi, questo è Happy e bentornati in questo nuovo video. Prima di iniziare volevo ringraziarvi di cuore per il sostegno e il supporto datomi nell'ultimo video di Step vs Food. 3000 mi piace, cioè era tantissimo che lo ricevevo. È stata una soddisfazione veramente enorme e vi ringrazio davvero di cuore. Colgo però anche l'occasione per dirvi che ovviamente quel tipo di video non avrà una cadenza settimanale. Altrimenti se mangio merda un giorno sì e un giorno no, muoio. E voi non volete che muoio, vero? Ecco, quindi magari quei tipo di video ci saranno una volta ogni 2-3 settimane per comunque avere una parte anche più buffa del canale e per sfidare ancora una volta il cibo. Ok, piccola intro finita. Allora, oggi in questo video, che giocheremo su Battlefield 4, parleremo insieme delle console next gen. Sicuramente qualcuno penserà, ma ti sei svegliato adesso? Ovviamente no, non mi sono svegliato adesso, però come saprete sono stato inattivo per 2 mesi e non ho mai avuto modo di parlare a fondo di questo argomento. Ed è un argomento che comunque mi preme perché ho tante cose da dire a riguardo. Quindi direi che è il momento di cominciare. Eccoci qua ragazzi, siamo in partita. Allora, è un deathmatch a squadroni, quindi non so quanto potrà durare, ci sono 100 uccisioni, lo sapete meglio di me probabilmente. E però, quindi non voglio perdere tempo e parlare subito dell'argomento. Allora, next gen, voglio prima di muovermi nel campo next gen sapere una cosa da voi: cosa avete acquistato, Xbox One o PlayStation 4? Questo per cosa? Per farmi un'idea di come si è mossa l'utenza di YouTube, perché io sinceramente volevo comprare PlayStation 4 sin dall'inizio. Lui è rimasto con 2 di salute, figlio di una cagna, e volevo comprare PlayStation 4 sin dall'inizio, però adesso sto iniziando un po' a ripensarci, ok? Perché anche Xbox ha dei titoli particolari che potrebbero piacermi o meno, come Titanfall o altri che magari mi piacciono un po' di meno. E oltre a questo, avendola provata recentemente a casa del Tano, l'ho reputata molto buona, ok? Ora, non so voi se avete avuto modo di provarle entrambe, non so con quale criterio avete fatto la scelta di prendere una piuttosto che un'altra. Io questa scelta ancora non l'ho fatta, quindi sono molto pensieroso a riguardo, e spesso mi è venuto in mente la folle idea di comprarle entrambe, perché magari per mantenere il canale attivo di YouTube su tutti i fronti possibili avrebbe potuto essere un'ottima idea avere tutte e due le console di next gen, ok? Per portarvi un titolo piuttosto che un altro. Questa cosa dei titoli però è molto un argomento molto scottante per quanto riguarda una cosa particolare. Io, parlandone anche con altre persone che conosco, ho reputato l'uscita di Next Gen forse un po' prematura. In che senso? Secondo me avrebbero potuto attendere un pochino di più per far uscire queste console di Next Gen. Perché? Perché alla loro uscita, scusate, non è che ci fossero stati tutti questi titoli disponibili da poter provare, o sbaglio? Credo proprio di non sbagliare a dire così. Intanto qui si sta scatenando la tempesta perfetta, ragazzi, ci stanno sto massacrando tutti in realtà, perché sono diventato un pro player di questo gioco. E nulla, stavo dicendo appunto che sono uscite le console, ma non ci sono abbastanza titoli per soddisfare le richieste di una vasta quantità di giocatori. Faccio un esempio. Io, che magari compro subito PlayStation 4 o subito Xbox, a cosa gioco? Posso giocare o a Ghost, perché ho comprato il precedente su PlayStation 3 e quindi utilizzerei il voucher per pagarlo, non lo so, 15 euro, non so quanto costa di preciso, e quindi mi prendo un gioco per Next Gen pagandolo 15 euro in copia digitale, però ora tenete a mente anche questa cosa. Oppure ci sono quei giochi che ti offre la console gratuitamente. Ho visto che c'è Outlast per quanto riguarda la PlayStation 4. Ho visto che c'è, se non sbaglio, come si chiama? Warframe, che è un free to play insieme a Outlast. Qui sono stato un coglione del cazzo perché questo bastardo mi ha fregato. E insomma, non c'è una grossa quantità di videogiochi. Da cosa ve lo posso fare anche capire questo? Dal fatto che io, prima di aver ordinato e comprato una delle due console, ho già ordinato Watch Dogs, ok? Quindi, in poche parole, io ho ordinato un gioco per una console che ancora non ho. Questo vi deve far capire che magari le persone aspettavano Next Gen per dei titoli più particolari, come possono essere appunto Watch Dogs, Titanfall per quanto riguarda... Oh, questo gli ho spaccato la faccia. Titanfall per quanto riguarda Xbox One, eccetera, eccetera, tanti altri che magari adesso non mi vengano in mente... Lui mi ha accoltellato.
Insomma, capite cosa intendo? Secondo me è stata un po' troppo prematura il fatto di far uscire queste console senza titoli disponibili all'acquisto. Perché magari sì, alcuni ci sono, però secondo me titoli come Formula, Gran Turismo, come cavolo si chiama, io non dico sia un brutto titolo, però attrae meno, ok? Cioè è stata una scelta di marketing sbagliata, hanno sbagliato, dovevano fare diversamente. D'altra parte però hanno fatto anche scelte di marketing positive, cazzi ben per loro direi, perché tipo la cosa delle copie digitali è una furbata molto pazzesca, perché uno la copia digitale che prende per PlayStation 4 o per Xbox One non la può riutilizzare come usato, e quindi è una sorta di fregatura, perché va bene, io lo compro per PlayStation 3 e lo posso dare indietro come usato, però una volta che prendo il voucher non lo posso più fare. Quindi è una sorta di inculata, da un certo in un certo senso muori, immortale, cavolo. Quindi voi fatemi sapere cosa ne pensate di questa cosa, fatemi sapere se secondo voi sto dicendo tutte stronzate. Però io, a me premeva dire questa cosa, perché essendo ancora indeciso, cioè indeciso, io in realtà, come vi ho detto, ho ordinato Watch Dogs per PlayStation 4, ma non ho ancora deciso che console comprare. Quindi questo potrebbe essere magari anche l'input per dire, se ora compro Xbox One, poi mi tocca comprare anche PlayStation 4 perché ho ordinato Watch Dogs. In realtà sono comunque entrambi titoli, io credo, molto validi e belli da assolutamente dover provare se una persona piacciono i giochi, se una persona piacciono i videogiochi, perché comunque diversamente da quello che è sempre uscito ultimamente, Call of Duty, bla bla bla, sarebbe un qualcosa di diverso. Come GTA non è uscito per tantissimi anni, quando è uscito ha fatto il botto, sono state comprate un botto di copie, ora non mi ricordo di preciso, ma mi sembra 80 milioni di copie, una cosa del genere. Quindi insomma sono numeri da capogiro, e questo fa capire che se una cosa la si fa per bene si ottengono dei risultati. Questo io magari direte, ma che cazzo lo stai pensando, che non ha senso dire queste cose, tanto non cambia niente, lo so, però se magari Infinity Ward, queste case di produttrici di Call of Duty, di Battlefield, pensassero, non lo facciamo uscire quest'anno stiamo senza farlo uscire, va bene, avremo magari degli entrate minori quest'anno, però se l'anno dopo facciamo un titolo con i controcoglioni, forse qualcuno, molte più persone ce lo comprano. Almeno io, secondo me, sarebbe essere una cosa del genere. Ora, vedi Watch Dogs, è un titolo nuovo, tantissimi lo compreranno, se non tutti. Io penso che tutti quelli che hanno una console ci daranno un occhio di riguardo a Watch Dogs. Se non nuovo subito, usato un po' dopo. Insomma, perché sono comunque titoli da provare, titoli diversi. Ok, detto questo, passiamo al punto principale. Io forse comprerò comprerò Xbox One con Titanfall. Non so se ve l'ho già detto. Forse sì. Comunque comprerò Xbox One con Titanfall, perché mi sembra di aver visto, giocando a casa del Tano, che tutti i fattori negativi che spesso io stesso magari vedevo dentro la console di Microsoft, una nuova casa distributrice, la Microsoft, che distribuisce il tofu in tutto il mondo. Insomma, per dirvi che tutte queste cose negative, alla fin fine, secondo me, non ci sono. E anche per quanto riguarda mantenere un'utenza attiva nel canale al 110%, 360 gradi, è meglio avere entrambe le console. Certo, voi direte, Stepney, è una bella spesa comprarsele entrambe, sono 900 euro di console. È vero anche questo, però, alla fin fine, poi, determinando anche per bene le scelte per l'acquisto dei giochi stessi, certo non vedrete mai me che compro Call of Duty per la Play e Call of Duty per Xbox. Questo no, sarebbe uno spreco assoluto di soldi, proprio sono il primo a dirlo, che comprare un gioco per entrambe le console è uno spreco di soldi. Però per esempio compro Titanfall per una e compro Watch Dogs per l'altra. Insomma, alternare una all'altra. Poi la spesa si riammortizzerà col tempo, perché basta pensare che abbiamo vinto, quindi questo video sta per terminare. Basta pensare che PlayStation 3 io la sto ancora utilizzando, l'ho comprata tipo quando ero in terza media, quindi fate il calcolo, sono più di 6-7 anni che ce l'ho. Allora, questo video è terminato, le mie impressioni più o meno nella next gen ve le ho date, siamo saliti di livello su Battlefield, quindi e vai, e fatemi sapere cosa ne pensate con un commento. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto, perché a me è piaciuto registrarlo, e noi ci vediamo con un prossimo video. Qua è sempre tutto, buone!